Beh, zuzzi, siete su Barbaroffa. Oggi mi voglio allacciare a una notizia fresca fresca di giornata per fare delle considerazioni che tutto sommato abbiamo già visto su internet, ma che non fa male ribadire. Vi invito a condividere questo video soprattutto con quelli che utilizzano internet e Facebook come fosse un diario privato e scrivono e condividono anche delle cose veramente veramente pesanti, non pensando al fatto che nel momento in cui scrivi qualcosa su Facebook con la tua faccia, con il tuo nome e cognome, praticamente è come se stessi mettendoti su di un panchetto, veramente su di un palco, ci sali in piedi, vai nella piazza del paese e urli a squarciagola: mi chiamo Mario Rossi e penso che eccetera eccetera eccetera. La notizia di oggi è che la presidente della Camera, Laura Boldrini, ha deciso che da ora in poi tutti coloro che la insultano sui social media saranno querelati. Mo, al di là del fatto che questa è una cosa opinabile, una cosa condivisibile o meno, io penso che questa notizia può essere uno spunto di riflessione per un comportamento, per un'etichetta su internet che manca. È un'etichetta molto manchevole, è una sorta di galateo che non tutti hanno perfettamente appreso. E vorrei allacciarmi a un altro avvenimento che è stato oggetto di discussione veramente neanche tanto tempo fa, non è stato neanche un mese fa. Mi riferisco a quel tale che affittava le stanze e che si è rifiutato di affittare la propria stanza a una coppia omosessuale. Qua sto praticamente parafrasando, ha detto in un messaggio su WhatsApp: ragazzi, non vorrei sembrare un troglodita, ma io non affitto ad omosessuali e a famiglie che hanno animali. Al di là del fatto dell'accostamento infelice, omosessuali e animali, come se fossero sullo stesso piano, e al di là della riflessione, ma uno può o non può ospitare nella propria struttura delle persone, e può o non può scegliere chi ospitare in modo assolutamente arbitrario. Al di là di questa riflessione, io mi ricordo che dopo veramente 2 giorni, oppure addirittura l'indomani di questa notizia, l'indomani della diffusione su stampa nazionale di questa notizia, è uscito fuori che il signore che non voleva affittare questa stanza aveva condiviso su Facebook degli stati omofobi, cioè proprio della roba che conteneva: ah, gli omosessuali andrebbero tutti quanti fucilati. Ora non ricordo perfettamente, sto semplicemente parafrasando, sto ricostruendo, ma non è questo il punto. Il punto è che secondo me, anzi, è praticamente evidente che la maggior parte delle persone, soprattutto di una certa età, che non sono dei nativi digitali, non ha capito che quello che pubblichi su internet, veramente questo condividetelo, fatelo girare, fatelo vedere ai vostri genitori se pubblicano delle cose inaccettabili su Facebook, ai vostri nonni, ai vostri zii. Quello che pubblichi su Facebook è come se lo dichiarassi in televisione. Una considerazione interessante che ho fatto è che il signore che non voleva affittare le stanze aveva un comportamento diverso a seconda se era in radio o se era su Facebook. Nel momento in cui era su Facebook non aveva nessun problema a dire proprio apertamente, con il proprio nome e cognome, con la propria faccia in foto, non aveva nessun problema a dire: agli omosessuali andrebbero tutti quanti fucilati, viva la famiglia cristiana, cose del genere. Mentre invece nel momento in cui è stato pizzicato in radio, parlava con un tenore veramente diverso, diceva delle robe del tipo: no vabbè, per me gli omosessuali sono persone, sono normalissimi, solo che ecco, io scusate ma ho i miei valori, quindi preferirei far così. Quasi come se la radio fosse riconosciuta come un medium di serie A, qualcosa di più ufficiale, mentre invece Facebook è la chiacchiera davanti alla birra con gli amici, in cui ci si può anche lasciare andare per l'appunto a un linguaggio da osteria, a delle esasperazioni, delle esagerazioni da caserma. È inutile dire, è inutile ribadire che oramai le cose
non sono più così, anzi non sono mai state così. Quello che scrivi su internet, praticamente il più delle volte, rimane su internet, soprattutto su Facebook. E quante volte si leggono sui giornali notizie di persone che sono state licenziate per aver scritto qualcosa del tipo «Il mio capo è proprio un cretino», magari su Facebook, con il capo nella lista degli amici. Oppure quante persone che hanno scritto veramente delle bestialità, delle minacce vere e proprie su Facebook, salvo poi lamentarsi dicendo «Vabbè, ma era uno scherzo, era una cosa buttata giù lì». Non lo ribadirò mai abbastanza. Quello che pubblichi sul tuo Facebook è come se lo dichiarassi in televisione con il tuo nome e il tuo cognome. Al di là del fatto che la presidente Boldrini voglia o non voglia querelare qualcuno per diffamazione, per minacce, per insulti, per qualsiasi cosa, sappiate che ciò che pubblicate su Facebook può essere usato contro di voi. Facebook non è un diario personale, Facebook è veramente una piattaforma molto potente con cui potete raggiungere delle persone letteralmente dall'altra parte del mondo, potete raggiungere un pubblico sconfinato e dovreste ricordarlo sempre. Bene, zozzacchioni, anche per questa volta abbiamo terminato. Mi raccomando, veramente, questa volta non vi chiedo tanti mi piace, non vi chiedo magari tanti commenti, perché penso che il mio pubblico è abbastanza cioè anche abbastanza d'accordo con me sul fatto che ciò che pubblichi su Facebook col tuo nome e cognome è come se lo dicessi in televisione. Questa volta veramente condividete questo video magari nelle pagine di persone che si lasciano andare a un certo tipo di commenti, magari al vostro conoscente che è una brava persona, però scrive delle cose inaccettabili su Facebook. Condividetelo con i vostri genitori che scrivono delle robe assurde su Facebook, con lo zio, con questo tipo di persone. Mi raccomando, è veramente importante, anche perché adesso si inizia a non scherzare più con questa roba. Veramente, scrivere certe cose su Facebook oramai equivale a scherzare con il fuoco. Siete stati su Barbaruffa, alla prossima!